皆さん、ジョバンナです。salve ragazzi, io questo è uno dei miei primi video che faccio, a dire la verità sono un po' emozionata. Allora, oggi volevo parlarvi del mio cantante giapponese preferito, anche seiyuu e attore giapponese, ovvero Kenshi Ohno. Tadam. È un seiyuu giapponese che io adoro molto, l'ho scoperto non da molto, non sarà neanche un annetto, però devo dire che io lo apprezzo tantissimo. Mi ha conquistato non solo la sua presenza fisica, giustamente perché è un bel ragazzo, è innegabile. まあオーディション受けて受かって、Devo dire anche come canta, una voce strabiliante. Mi fa emozionare tantissimo, ragazzi, devo dire. Non so se sono l'unica. No, so che ci sono anche alcuni fan di Kensho per Kuroko, Kuroko no Basket, cioè lui doppia Tetsuya. Se sapete. Sono molte canzoni che io adoro. Ad esempio, una delle mie preferite è Fantastic Tune. Oppure, non so, Zero. Sempre anche cantata sempre da Kensho per Kuroko no Basket. Che dire, io non so se sono, ripeto, l'unica fan. Io Kensho lo seguo su Twitter e devo dire che ogni volta no, mi fa piacere comunque seguirlo perché veramente è bravissimo, è un bel ragazzo, lo devo dire. E di lui ho comprato qualche album per ora, penso di prenderne anche altri ovviamente. Allora, uno di questi è Story. Story è anche l'opening dell'anime Lucky Logic, dove Kensho doppia il protagonista. E Story, devo dire, è veramente una bella canzone. Ho preso anche un vecchio book che ha fatto, vabbè, sempre nel 2015. Davvero. Kensho. E come ultimo album ho preso Subito, che è uscito il 23 marzo, il 25 era già a casa mia. Mini album Colors, la quale devo dire la verità mi piace molto. Night Driving, infatti devo dire che è una delle mie preferite. Ragazzi, volevo chiedervi, magari potreste anche lasciare un commento sotto al video. Volevo sapere
Se per caso voi, cioè, nel senso c'era qualche altra persona, cioè, nel senso qualche altro fan italiano di Kensho, mi farebbe molto piacere. Se vorrei conoscere altre persone la quali hanno la mia stessa passione, ovvero Kensho, una di queste che è Kensho. In uno dei miei prossimi video, vi dirò quali sono i miei anime preferiti. Vabbè, già dalla parrucca si può capire. E dal mio nome già si può capire se Lilla Lampeluce quale possa essere. Però ve ne dirò anche altri. Bye bye.